dando un forte segnale sull'IMU si viene incontro all'economia. Questo è fuori discussione, perché l'IMU è stata una tassa messa assolutamente come patrimoniale ed è stata applicata alla casa. Bisogna farla patrimoniale, è stata fatta così. È stata fatta con grandissime ingiustizie, perché viene pagata nello stesso modo dal pensionato o da chi ha un reddito ben diverso sulla stessa dimensione. Sull'IMU, sulla prima casa, c'è da mettere a posto moltissimo, ma anche sul resto. Ci sono dei moltiplicatori di 160 punti che non si sono mai visti, gli estimi catastali sono a caso, a prima porta si paga assolutamente più IMU che a Piazza di Spagna, c'è da rimettere a posto le cose senza alcun dubbio, e il segnale è un segnale importante non sulle tasse, per questo non c'è contraddizione, ma è un segnale molto forte per l'economia, perché le contrattazioni sono crollate nelle case, i mutui giù del 50%, ma anche le contrattazioni del 30%, non c'è più nessuno della compravendita di immobili, quindi non c'è più nessuno che acquista casa, perché è fermo da un lato sul credito e dall'altro dal fatto che obiettivamente la tassa ha dato anche un effetto psicologico al di là del valore reale. Allora, qual è più, la situazione? Per finire sull'IMU, sì, c'è certo. Confindustria che dice che il tema principale non è solo tanto la casa, ma i capannoni. Scusa, la casa, intanto c'è un IMU sull'invenduto delle imprese, questo è un argomento particolare riguardo ai costruttori, che è l'unico settore industriale che ha una tassa su ciò che ha prodotto e non ha venduto. È come se tassassimo le macchine della Fiat che stanno lì nel piazzale, li mettiamo una tassa sopra prima che siano vendute. Qualsiasi cosa è tassata giustamente solo quando... Prima che l'abbiamo deciso non ho fatto in tempo ad andare in America, stai tranquillo. Assolutamente, nel caso della Fiat, ma sì. Noi che invece restiamo qua, è una tassa assolutamente da togliere.